fondamentali, fondamentali del tiro con l'arco. Primo punto, il posizionamento. Il posizionamento sulla linea di tiro. Intanto il posizionamento inizia da quando prendo l'arco dal suo cavalletto per andare sulla linea di tiro. Prendo l'arco, stringo con forza l'impugnatura, questo è un segno fisico che attiva la mia determinazione. La mia determinazione parte da quando vado al posizionamento. Inserisco la mia dragona, mi posiziono sulla linea di tiro, piedi paralleli o leggermente divaricati, paralleli alla linea di tiro. Dondolo leggermente, spalle rilassate, addominali leggermente tesi e rivolgo lo sguardo verso il bersaglio. Questo è il posizionamento. Peso equamente distribuito sui due piedi, magari leggermente sulle punte. Molto importante partire determinati. E uno. Secondo punto, sono sulla linea di tiro, ho già fatto il mio posizionamento, ora sono con l'arco, devo incoccare e fare lo string. In questo modo. Durante questo movimento, nell'incocco e nel fare lo string, che sono gesti automatizzati che sono sempre identici, essenzialmente sempre identici, in questo momento per me avviene la visualizzazione, importantissimo, fondamentale nel tiro con l'arco. Anticipo tutto il gesto che andrò a fare in pochissimi momenti. Ne rivivo le sensazioni di un bellissimo tiro, quello del 10 secondi. Vuoto leggermente l'arco in questa posizione e vado a fare lo string con perfetta e pignola misura. Faccio lo string e sono pronto per tirare. Questo è il secondo fondamentale. Terzo punto, contatto con l'attrezzo. Contatto con l'attrezzo e mano dell'arco. Allora, abbiamo visto che siamo arrivati in questa posizione. Come metto la mano dell'arco? La mano dell'arco già la inserisco in questa posizione, già così riesco ad abbassare la spalla, e la mano la inserisco in questa maniera. L'arco, la mano non deve toccare la parte più esterna. Le dita si devono perfettamente rilassare e questa è una perfetta impugnatura. Vedete, le nocche sono perfettamente a 45 gradi. Parto in questa posizione e comincio ad alzare l'arco. Comincio ad alzare l'arco senza alzare le spalle. Questo è il terzo fondamentale. Quarto punto, la pretrazione. La pretrazione è importantissima perché imposta il tiro vero e proprio. Sono nella mia posizione, ho fatto lo string, l'incocco, posizione della mano, tiro leggermente la corda verso di me per annullare il peso dell'arco e guardo il centro del bersaglio, alzo l'arco senza alzare le spalle, lo posiziono leggermente più alto delle spalle. Questa è la posizione, estendo la spalla dell'arco e la lascio estesa durante la trazione che dovrà avvenire subito dopo. Questa è la posizione. Già oltre alla pretrazione preparo un preallineamento. Cerco anche di ruotare leggermente il gomito, se possibile, e metterlo in linea con il bersaglio. Questo è il quarto punto. Quinto e sesto fondamentale, allineamento e trazione. Sono in pretrazione, quindi sono in questa posizione. Sono in questa posizione e devo completare la trazione. Ho già esteso la spalla, ho già ruotato il gomito. Ora, espirando leggermente, quindi ho inspirato alzando l'arco, ora espiro leggermente,
la testa è bloccata, ho controllato la proiezione della corda, le dita della mano sono completamente rilassate, il dorso si sta rilassando, parto per la trazione. Parto per la trazione con una linea il più possibile retta, non mi preoccupo di dov'è la punta della freccia, non la tengo assolutamente sul giallo, ma sono concentrato solamente con gli occhi aperti sul punto da colpire, parto per la trazione. E sono in ancoraggio. Ora vediamo il settimo punto. Fondamentali, settimo punto. Controlli, ancoraggio e trasferimento che avvengono insieme. Controlli, ancoraggio e trasferimento. Sono di pretrazione, sono andato in ancoraggio, sono in ancoraggio, sono allineato, le dita sono rilassate. Ora cosa succede? Sono in apnea, sono perfettamente in ancoraggio in questa posizione. Ora cerco di rilassare l'avambraccio deve diventare una catena, le dita della mano dell'arco sono rilassate, cerco di trasferire la forza di trazione sui muscoli dorsali. Devo sentire la scapola della mano della corda che ruota leggermente verso il basso e verso la colonna vertebrale, sempre con gli occhi al bersaglio. Non ho ancora mirato, non sono ancora in mira. Questo è il settimo. Ottavo e nono punto. Mira, mantenimento, espansione. Allora, siamo in ancoraggio. Abbiamo detto abbiamo rilassato le dita, abbiamo rilassato l'avambraccio, abbiamo rilassato il dorso della mano. Ora miriamo. Miriamo da tra virgolette, perché noi non collimiamo la punta della freccia. Noi guardiamo solamente il centro del bersaglio. La punta della freccia sarà sfocata e si posizionerà sempre nel punto giusto. Questo punto giusto non è detto che sia sempre l'identico punto. Potrebbe variare di poco, ma potrebbe variare. L'importante è che ne guardiamo sempre il centro del bersaglio. La mira deve accadere. La mira deve essere un tutt'uno col gesto che andiamo a fare. Durante la mira, durante questo, guardo il centro del bersaglio, durante questo movimento io non faccio altro che mantenere la posizione, cioè non devo né spingere né tirare, devo mantenere la posizione, sentire i muscoli dorsali, sentire l'allineamento e automaticamente la punta si posizionerà sempre al punto giusto. Noi non dovremo prendere in considerazione una collimazione vera e propria, ma dovremo guardare il centro del bersaglio e percepire la punta della freccia nel modo giusto e nel punto giusto. Ci si arriva e saremo estremamente precisi. Abbiamo visto mira, mantenimento ed espansione. L'espansione, l'ultima fase dell'espansione sarà quella di percepire un perfetto follow through, un attimo prima del rilascio. Il prossimo punto sarà per l'appunto il rilascio. Decimo, undicesimo e dodicesimo e ultimo punto, che sono il rilascio, il follow through e l'analisi del gesto o rilassamento psicofisico, che è un parolone ma ha la sua importanza. Allora, intanto il rilascio, un buon rilascio deve sorprenderci. Non deve essere una cosa che scaturisce dalla nostra volontà, ma deve avvenire quando tutto quello che abbiamo visto prima è stato fatto nel modo giusto, le dita si rilasseranno sorprendendoci. Ovviamente le dita si rilasseranno, sfioreranno la guancia, se sfioreranno la guancia vorrà dire che c'è stato un perfetto allineamento, e poi effettueremo il follow through,
rimarremo ancora uno o due secondi in mira o comunque con la testa verso il bersaglio per poter rilassarci e ripartire, effettuare una sorta di reset del tiro. Vediamolo. Qualche secondo e possiamo riprendere dal primo punto.